Fondo Italia con Gottlieb Tässler, presidente del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Anterselva, che ospiterà nel 2020 i mondiali. E proprio da qui volevo partire. Si aspettava una vittoria così netta? Sì, era molto soddisfatto. Eravamo molto soddisfatti perché, avendo presente, cioè erano presenti in circa 50 nazioni che potevano dare il voto, no? E quando ne prendi 30 e più, vuol dire che hai una bella marcia di più che gli altri, anche se gli avversari erano proprio forti, pure quelli lì: la Ceca con Novi Mesto, la Slovenia con Pokljuka, la Russia con Tiumen, la Russia sempre forte, e poi la Germania con Overhof, pure è un paese forte nel biathlon, la Germania, è l'organizzazione di Overhof, molto famosa anche, eppure abbiamo visto che i voti andavano quasi tutti a Anterselva, che ci ha fatto molto piacere. Vuol dire anche che non abbiamo sbagliato tutto nel passato, perché ci siamo dati da fare un po', poi ormai anche una grande storia Anterselva, quello vuol dire. Adesso per il 20 faremo anche 50 anni di biathlon di Anterselva, vuol dire che siamo proprio partiti nel 70, non era ancora il biathlon di oggi, però erano più gare dei forestali, cacciatori, quelli lì, però è nata un po' così. La valle, non solo Rasun Anterselva, pure la Valpusteria, ci ha dato una mano per portare su pian pianino su un certo livello. Ovvio che ci vuole tanti sacrifici, tanti volontari che lo fanno con il cuore e non solo lo fanno per farlo, no? Quindi anche il sistema nostro penso che è un po' differente di altri paesi. Siamo un'organizzazione che sì, che vorremmo fare un evento completo, diamo tanto peso all'evento completo, vuol dire grande sport che è sempre in mezzo, però c'è anche grande spettacolo e grande divertimento, e la gente cerca proprio le località dove va fatto un qualcosa di più, non solo lo sport, perché lo sport lo posso guardare in Russia, come in Germania, come in Italia, che è sempre quello sport lì, anche se è molto famoso, però se mi muovo per arrivare a Anterselva mi deve aspettare un qualcosa speciale, e quello siamo riusciti, e per quello anno per anno siamo riusciti ad avere 60.000 e più spettatori nella nostra vallata, nel nostro stadio. È fuori del normale, perché ci sono dei organizzatori o dei paesi dove saranno 1.000 spettatori lì a vedere le gare, da noi è un po' diverso, e penso quello che ha dato una spinta veramente anche per avere adesso per il 2020. Praticamente siete paragonabili a paesi scandinavi nello sci nordico, praticamente, cioè come numero di tifosi, c'è una passione incredibile. Se nel sci alpino conosco solo Kitzbühel, Slatming e magari qualche paese in Francia, però dopo siamo già arrivati. Siamo ormai a stessi livelli. Il nostro caso, perché siamo sempre la stessa settimana di gennaio con Kitzbühel, se no sarebbe ancora più grande. Però intanto cerchiamo di non creare sempre nuove cifre, sempre spingere le cifre, invece vorremmo dare più peso alla qualità e non così al numero delle presenze. Secondo me il futuro sarà questo, di investire nella qualità, sia trasporto, sia le zone di movimento, sia lo spettacolo stesso, così diventa ancora più interessante di avere il biglietto di Anterselva, dopo quando è pieno. Avete presentato oggi il logo, quindi da oggi si può dire che ufficialmente si è partiti, anche se sicuramente siete partiti già da molto tempo per l'organizzazione di questo mondiale. Ci saranno delle novità per questo mondiale? Avete pensato a qualcosa di particolare? Sì, certo, che siccome diventa molto più grande che una Coppa del Mondo di adesso, che è già grandissima, però ci vuole tanto anche giù in paese. Chi non conosce Anterselva è una vallata nella Valpusteria che va verso l'Austria, quindi d'inverno senso unico, per dire, come strada si arriva da una parte e si scende dalla stessa. Vorremmo fare molto di più per la gente nel paese stesso giù, poi è una frazione, Anterselva di mezzo non è grande, però
Molto carino perché sono dei masi, cioè i tipici paesini dell'Alto Adige, e faremo un po' di movimento là, di spettacoli, di poter offrire non solo, cioè a un po' tutti di età, no? Dal giovane fino agli adulti, un po' così che trovano una situazione che può piacere sia a chi è già stato e pure a chi è la prima volta per la selva, no? A noi interessa molto quando la gente torna a casa che hanno un buon feeling, che dicono ma questo è stato veramente grande, anche se i soldi li abbiamo spesi, però sono vestiti bene perché ci hanno offerto qualcosa. Gente contenta e il futuro. Ultima domanda, quanto sarà importante il mondiale di Anterselva e quanto è importante tuttora, già adesso, Anterselva per la crescita del biathlon italiano? Io penso molto importante. Adesso siamo riusciti ad avere anche la RAI che trasmette in diretta le nostre gare, che fa una pubblicità veramente che ci serve, perché anche avendo 60.000 spettatori in valle, a me mi piace sempre una tribuna più colorata delle bandiere. E quindi io sono convinto, se la RAI continuerà, e penso di sì perché anche la squadra porta risultati, fanno il podio così, che se la RAI va avanti così, penso che riusciamo a tirare più gente anche dell'Italia, per dire la madrelingua italiana, perché sono convinto che un po' il tiro è storia italiana, piace sempre, mi ricordo anch'io da bambino, tiro piatelli così, Olimpiadi, le Olimpiadi le ultime, è storia e pure anche lo sci di fondo, e quindi io sono convinto, se facciamo un bel lavoro adesso i prossimi 2 o 3 anni, che riusciamo ad avere tantissimi italiani anche a fare il tifo per la nostra squadra, perché quello è molto importante. Adesso sono ancora maggioranza tedeschi, però sono convinto che arriviamo a pari per il 2020 con i tifosi italiani. Grazie mille. A lei.